Nel 1877, Stefan scoprì un gruppo di 5 galassie apparentemente molto vicine tra loro, nella costellazione di Pegaso. 4 galassie del quintetto formano un gruppo fisico nello spazio, mentre la quinta, visibile in basso a destra, è una spirale che si trova in primo piano. In alto, sulla sinistra, si vede una galassia che, siccome si trova all'incirca alla stessa distanza da noi delle altre 4, potrebbe essere il 6° membro del gruppo. In questo viaggio in 3D stiamo per passare tra le 2 galassie fortemente interagenti, con la loro struttura a spirale visibilmente distorta dall'interazione gravitazionale. La galassia di destra sembra sovrapporsi a una più lontana galassia ellittica, ma in realtà tra le due non appare una forte interazione. L'altra galassia ellittica che si vede è la più distante rispetto alla coppia fortemente interagente che stiamo attraversando. Le 4 o 5 galassie di questo gruppo sono attratte dalla loro reciproca gravità e potrebbero in futuro collidere e fondersi insieme. Il quintetto di Stefan è stato il primo gruppo di galassie ad essere scoperto ed è il più studiato di tutti i gruppi compatti di galassie. Negli anni 2000 si è notato che queste galassie sono interessanti anche per le violente interazioni evidenti dalle immagini del telescopio spaziale Spitzer della NASA, che hanno rivelato la presenza di enormi onde d'urto intergalattiche, visibili come archi che fuoriescono da una galassia per entrare in un'altra.